iscritti sul mio canale. Allora, oggi mi è arrivato questo prodotto da testare della Sisbril, una ottima marca che vende un sacco di prodotti per il detailing dell'auto. E questo qui è un prodotto, è un pulitore per cerchi, come vedete, molto grosso. Vediamo da quant'è. Da 1 litro, pensate. È un ottimo prodotto. Ho già visto le recensioni degli altri e tutto, quindi dovrebbe essere veramente molto buono. Ha una particolarità che praticamente rispetto ad altri prodotti è un prodotto che non asciuga, quindi è molto comodo da usare, in quanto appunto molti prodotti quando si usano, diciamo che dopo poco tempo, se non li risciacquate, si seccano e rimangono sulla carrozzeria o sui cerchi, come in questo caso. Questo prodotto in realtà dicono che non asciuga, quindi è molto comodo anche per questa cosa, in modo tale che si possono fare tranquillamente i quattro cerchi come nel tempo che decidiamo noi. Allora, nel nostro caso, io, visto che siamo in garage, utilizzerò il vapore per poi andare a, diciamo, a sciogliere il prodotto. Ma dalle istruzioni c'è scritto che basta spruzzarlo, lo lasciamo agire e poi con una lancia a pressione possiamo andare a risciacquare i nostri cerchi, senza l'ausilio di spazzole, spugne e quant'altro. Quindi sono molto curioso di provarlo. Adesso ho qui in garage una macchina con i cerchi chiari, con dei copricerchi che sono molto sporchi, di una Citroen, e lo andremo a testare su questa macchina in modo tale che vediamo un attimino come funziona. Ok, allora qui abbiamo i nostri copricerchi, come vediamo sono sporchi. Guardate il mio dito, qui ho aperto l'erogatore, diamo una gitata, giusto per provarlo, e andiamo a vedere come funziona. Diamo una bella impregnata a tutto, anche alla gomma si può dare, non ha problemi. Ha anche un buon odore, un odore di cicca. Sembra Big Bubble. E niente, adesso attendiamo e lo lasciamo agire un pochettino per vedere che faccia la sua azione. L'ho smontato così vediamo anche l'effetto da questa parte qua. Sono veramente molto sporchi. Una bella impregnata, tanto è da 1 litro, quindi vi durerà un sacco di tempo. E lasciamo agire anche qua. Ok, come si può vedere, anche qui ha fatto il suo effetto. Guardate, cambia colore e diventa viola. Stessa cosa sul cerchio che abbiamo qua. Vedete? Questo qui è da più di un quarto d'ora che è su. Adesso tra poco aspettiamo un po' per vedere un po' come funziona e vediamo un attimino se è vero che non si secca, come magari a tanti altri prodotti. Allora, abbiamo atteso mezz'ora perché ero curioso di vedere questa cosa e come vedete, spero si riesca a vedere bene dal mio dito, il prodotto è completamente ancora bagnato e vedo, passandogli semplicemente uno straccio, guardate, cioè è andato a sciogliere completamente tutto lo sporco. Per me, che pulire i cerchi è una rottura, è il prodotto che ci voleva, diciamo. Allora, adesso è pronto il vaporetto e io lo vado a spruzzare. Vediamo un po', proviamo con il vaporetto. Ooh,
losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Lo straccio, il cerchio è veramente pulitissimo. Se avessimo avuto una lancia a pressione sarebbe venuto ancora meglio. Anche gli angoli li è riusciti veramente a sciogliere lo sporco in una maniera incredibile. Veramente un ottimo prodotto, e naturalmente ve lo consiglio e vi lascerò il link in descrizione sia dell'azienda sia se lo volete acquistare su Amazon. Veramente ottimo. Guardate, questo cerchio è tornato nuovo. Ci ho messo veramente pochissimi minuti, si può fare tranquillamente anche in garage. Ripeto, se andate invece all'autolavaggio potete tranquillamente spruzzare il prodotto, dopo pochi minuti fa la sua azione viola. Una volta che vedete che ha fatto la sua azione potete tranquillamente risciacquarli, gli date una passata di microfibra o in questo caso di straccio e siete già belli che a posto. Guardate che belli che sono. Erano conciati da buttare via. Guardate come sono venuti bene. Anche questo qui ve lo mostro. Guardate sotto lo schifo che ha lasciato. Questo non l'ho neanche pulito, diciamo, ed è venuto benissimo. Anche sul retro si può andare a staccare tutta questa porcheria qui che avete. Basta dare una bella spruzzata, una bella sciacquata con il vapore. Ma ci tengo a farvi vedere cosa ha lasciato giù nello straccio. Guardate, tutto il nero. Veramente prodotto ottimo, ve lo consiglio vivamente. Conclusioni finali su questo prodotto: per me promosso a pieni voti. Il prodotto veramente fa quello che dice, come avete visto. Con una passata velocissima anche nel nostro garage possiamo tranquillamente fare questo lavoro e non abbiamo nessun tipo di problema. Come avete visto possiamo tranquillamente utilizzarlo all'autolavaggio spruzzandolo prima, o se no anche nel nostro garage il risultato è eccellente. Quindi Sisbril promossa. Niente, ringrazio l'azienda Sisbril per avermi mandato questo prodotto e spero naturalmente di continuare la collaborazione con loro, visto che comunque stimo i loro prodotti. E noi ragazzi, come sempre, ci becchiamo al prossimo video. Ciao ragazzi, alla prossima.